Allora, vorrei vedere voi, sì, vagamente vi vedo. Allora, oggi volevo approfondire alcuni concetti che i video che abbiamo visto, oltre ai temi di cui già abbiamo parlato in riferimento a quei video, dovrebbero aver suscitato curiosità appunto su certi concetti, sempre per capirci quando parliamo di questa materia. Allora, alcuni concetti li prendiamo dall'antropologia ed è per esempio la differenza tra acculturazione e inculturazione. Probabilmente già l'avete studiato da qualche parte. Sono tutte cose che, come ho scritto nel sito, qualsiasi manuale di sociologia, se voleste andarvele a rivedere, ce l'ha. Però diciamo che basta la lezione, insomma. Per chi non può stare alla lezione, appunto, le trovate in rete e quindi è sufficiente così. Se qualcuno è particolarmente pignolo, questi sono concetti che trovate sui manuali. Allora, inculturazione fa riferimento, dovreste ricordare, Talcott Parsons, e cioè il sociologo che ci racconta come, secondo lui, l'individuo si socializza, viene socializzato a che cosa? A norme e valori di una società, modi di vivere, modi di essere, modi di pensare, modi di fare, eccetera. Questo in di inculturazione ci dà l'idea proprio dell'interiorità, dell'interno, cioè qualcosa che è in l'individuo, entra nell'individuo. Io dicevo le volte scorse come il latte che si ciuccia dalla mamma, quindi è qualcosa proprio che il bambino assorbe dall'ambiente circostante. Il primo ambiente circostante ovviamente è la madre, ma poi a mano i cerchi di questo ambiente si allargano, no? Madre, famiglia, gruppo di pari, scuola, no? Università, lavoro, eccetera. Quindi l'ambiente diventa sempre, la mamma in qualche modo diventa sempre più ampia, fino a diventare tutta la società, il territorio naturalmente, eccetera. Ecco, il soggetto individuale cresce assimilando elementi di cultura, come si fa questo, come si fa quello, come si fa l'amore, come si fa lo sport, come si fa la guerra, come si fa la politica, come si fa la cittadinanza. Ecco, e Parsons dice questi sono come tutte gocce che scavano la roccia, no? Sono tutti elementi di cultura che penetrano nell'individuo e da dentro poi lo guidano, cioè non è una guida eterodiretta, non è qualcosa di esterno. Una volta che tu hai bevuto questo latte, assimilato questi concetti, interiorizzato modi di fare, di pensare, di vedere, di reagire, quindi modi anche di recepire i sentimenti, non so, un popolo è più il siciliano è geloso, il finlandese non è geloso, il francese ama bene, norvegese no, ecco, tutti questi così modi di pensare popolari, insomma, tutti questi stereotipi, no? Che sono così codificazioni popolari del modo di vita, però tendono a dipingere dei tipi, quindi ogni individuo nasce in un contesto che diciamo tende a dargli determinate caratteristiche, per cui poi effettivamente quando tu vai in Scandinavia ti accorgi che tu sei italiano e quello è scandinavo, quando tu vai a Hong Kong, a parte il colore della pelle, il taglio degli occhi, anche nel modo di essere tu lo senti che sei diverso. Quindi, ecco, tutte queste caratteristiche, qualità, secondo Parsons, appunto, l'individuo le interiorizza, le fa sue totalmente, interamente, proprio, come dire, anima e corpo, cioè proprio nel sangue, nel DNA, adesso esagero, però il concetto è quello. E poi le esprime come una propria autentica essenza, no? Cioè, poniamo, i siciliani effettivamente tendono a essere più gelosi dei milanesi, non so, quindi
c'è proprio qualcosa di interiore, no? Che poi modifica il carattere, il modo di essere. Ovviamente non ci sono, non ha senso avere giudizi di valore nei confronti di queste differenze, perché non è vero che è meglio essere non geloso che geloso, piuttosto geloso che geloso. Sono due qualità, insomma, poi ognuno poi nella sua vita sceglie, eccetera. Tutte queste differenze qualitative fra modi di essere sono semplicemente differenze qualitative, no? Uno è bianco, uno è nero, uno è verde, uno è rosso, eccetera. Allora, secondo Parsons, se il processo di socializzazione è ok, cioè si svolge in modo adeguato, in modo armonioso, in modo corretto, non c'è mai conflitto fra individuo e società, perché la società ha appunto tutto questo, come dire, set di comportamenti, sentimenti, modi di essere, modi di pensare. Li passa all'individuo attraverso il meccanismo dell'inculturazione, l'individuo li incamera e poi nel suo vivere in società, una volta che diventa adulto, rispecchia semplicemente e puramente tutto quello che gli è stato, diciamo, insegnato. Okay? Questa è la visione di Parsons. Infatti, quando c'è invece poi di fatto la devianza, perché poi nella società noi notiamo che c'è la devianza da questo modello ideale, no? Che viene appunto inserito dentro l'individuo, secondo, qui siamo sempre sul campo teorico, è una teoria. Allora Parsons, non a caso, il comportamento che differisce, che ha uno scarto da questo comportamento ideale, lo chiama deviante. E infatti la sociologia di Parsons è una sociologia molto utilizzata, il funzionalismo, come ricorderete, è una sociologia molto utilizzata per studiare appunto la devianza. È un approccio questo qui, no? Ci sono altri approcci in sociologia che invece dicono, no, guardate, un momento, non è esattamente così. Già a partire dagli allievi di Parsons, per esempio Robert Merton, già a partire da Merton, che introduce concetti che cominciano un po' a smussare quest'idea che se tu vieni inculturato correttamente poi sei esattamente la fotocopia del modello, no? Già Merton comincia a introdurre delle differenze, insomma, però non è detto che sia proprio così, ci sono anche le disfunzioni, no? Non solo le funzioni, ma anche le disfunzioni. E poi ci stanno tutte le correnti sociologiche conflittualiste che dicono non è vero questo. In realtà la società è attraversata da conflitti, ma non nel senso che il conflitto è una cosa negativa che va epurato, no? Il conflitto è la dinamica stessa del vivere sociale, proprio perché esiste la società, ma esiste anche il mutamento sociale. Allora, se no, la società sarebbe sempre uguale a se stessa e noi staremmo sempre come, non so, ai tempi di Atene, o prima ancora, non ci sarebbe storia, no? Perché se non c'è conflitto non c'è storia, cioè la storia che è? Storia è mutamento. Se questa società è sempre identica a se stessa e l'individuo inculturato è sempre uguale al modello proposto, nessuno mai cambierà. Quindi ci sono queste due posizioni tipiche nella sociologia, no? Che poi tra l'altro possiamo anche definire da una parte un'oggettivazione, un rapporto, diciamo, di oggettivazione nel sociale, e dall'altro un rapporto più soggettivo, per esempio Max Weber. Max Weber è uno studioso del mutamento, infatti studia il carisma, il capo carismatico, i movimenti carismatici, e quindi accetta, anzi non solo accetta, parte proprio dal mutamento, la società nasce proprio dal carisma, quindi proprio dalla trasformazione e quindi proprio da, diciamo, da questa fallita inculturazione, cioè tu inculturi però poi l'individuo non è socializzato come vorrebbe la società, l'establishment sociale, l'individuo ha un friccico di individualismo, appunto di soggettivismo, e introduce dei cambiamenti nella società. Quindi la sociologia non ha una legge diciamo che vale per tutte le situazioni, per spiegare tutte le situazioni, e non solo, non è neanche d'accordo all'interno di se stessa, perché ci sono autori che tendono
a questa visione di Parsons, per cui appunto c'è l'inculturazione, eccetera, e ci sono autori che invece richiamano di più il mutamento, il carisma, la soggettività, eccetera. Fatto sta che però o in massima parte, come dice Parsons, o in minima parte, come dice Weber, la società ti incultura, ecco, questo lo possiamo comunque dire, cioè la società ti passa un set di strumenti che ti servono per vivere in quella società, non in un'altra, in quella società servono alcune cose per sopravvivere. E poi c'è un ampio spazio invece per il cambiamento, per esempio un autore che ti dà ragione sia della società come statu quo, sia della società come cambiamento, è Simmel. Simmel dice, per esempio, quando parla della cultura, dice la cultura è un'esplosione di vitalità, un qualcosa che proprio esplode, emerge, creativo, no? Un'esplosione di creatività che poi però viene oggettivata. Se voi pensate per esempio alla storia di materie culturali, poniamo la musica, il concetto è il canone, no? La musica, cioè la creazione, l'innovazione musicale, e poi viene canonizzata, cioè diventa codificata e allora diventa ferma. Allora nel secolo successivo, poniamo, c'è una nuova esplosione di creatività, viene innovato e tutto cambia, e poi anche quello viene canonizzato, eccetera. Bene, allora Simmel dice: la storia è una specie di fisarmonica, una specie di onde, no? In cui ci sono momenti di creatività e momenti di oggettivazione, momenti di cambiamento e momenti di statu quo e di istituzionalizzazione, ditela come volete. Insomma, sto concetto di inculturazione, ecco, ve l'ho un po' contestualizzato, perché in sé e per sé appunto può essere visto in modo assolutizzato oppure in modo relativizzato. Io lo relativizzo molto. C'è l'inculturazione, però questo lascia spazio anche alla creatività del soggetto. L'acculturazione è la stessa cosa, ma fatta a un soggetto di un'altra cultura. Quindi un italiano, un romano, qui in aula ci sarà un romano, penso anche più di uno, è un inculturato secondo la cultura romana, italiana, europea, eccetera. Invece un acculturato è, per esempio, un migrante che entra in un contesto di una cultura completamente diversa dalla sua, per esempio parte dall'Africa e si va a posizionare in Europa, e lì si accultura a una cultura europea, una o due culture europee, a seconda dei territori in cui si ferma, no? Quella è un'acculturazione, ovviamente molto più debole dell'inculturazione, quindi ha le stesse caratteristiche, nel senso che il migrante, per poter sopravvivere in quel contesto, deve assimilare modi di pensare, modi di fare, modi di relazionarsi, modi di interagire con gli altri per sopravvivere, perché se no non riesce a vivere, a trovare un lavoro, a relazionarsi, insomma, con gli altri che stanno in quel contesto, in quel territorio. Quindi deve acculturarsi, appunto. Naturalmente l'acculturazione è una sovrapposizione, no? È una sovrapposizione su una precedente inculturazione, cioè il migrante è inculturato alla sua cultura e si accultura alla cultura ospitante. Va bene? Quindi abbiamo molta complessità nella testa di un migrante, no? Ne parlavamo anche altre volte, abbiamo una stratificazione di culture. E poi dobbiamo, diciamo, anche vedere che cosa succede fra gli elementi contenuti dell'inculturazione e quelli dell'acculturazione, come si integrano, se si integrano, come stanno, cioè questo migrante che farà? Si farà una spartizione del cervello, diciamo, con una parte che ragiona ancora con la cultura dell'inculturazione, un'altra parte che invece ragiona con l'acculturazione. Quale prevale?
come, in che posizione sta, l'una ignora l'altra, oppure si integrano in qualche forma e in qualche oggetto, forse non in tutti, per dirla chiara. Questa persona, dal punto di vista dell'inculturazione, per esempio, possiamo pensare che uno degli oggetti, dei contenuti culturali che gli restano nell'area dell'inculturazione, che tendono a non cambiare, anzi magari anche a rafforzarsi, come è successo poi storicamente, uno di questi elementi è sicuramente la religione. Cioè il migrante magari a casa sua non era religioso per niente, non seguiva tutti i riti, eccetera, eccetera, viene in Occidente e invece improvvisamente questo retaggio, questa origine si fa sentire. Non per chissà quale mistero, insomma, perché trovandosi in un ambiente completamente differente, uno, come dire, si attacca alle radici che ha, alle poche sicurezze che ha. E quali sono le poche sicurezze che hai? E quelle che ti ha dato la mamma, insomma, cioè quelle più antiche, quelle che riguardano proprio il radicarsi nel mondo. E siccome uno si radica nel mondo neonato, comincia a radicarsi nel mondo, quello è quello che è più forte. Allora molto spesso noi assistiamo proprio a questo fenomeno, che nel momento in cui tu ti acculturi a una cultura diversa dalla tua, riemergono o si rafforzano degli elementi dell'inculturazione che rappresentano appunto il radicamento nel mondo. Ed ecco perché molte storie, se voi andate a vedere le biografie individuali, le trovate queste storie, purtroppo le trovate dove? Le trovate nei giornali, quando ci sono i casi dei terroristi, no? Che magari fino a 20 anni prima erano completamente laici, atei, ok, magari contestavano i propri antenati, cioè non avevano nessun aggancio con la loro religione originaria. Poi invece, trasferiti in Occidente, improvvisamente scoprono l'importanza di queste radici, e magari è talmente forte l'importanza di queste radici che si agganciano a determinati movimenti culturali che poi sono anche molto moderni, che per esempio, parlando dell'islamismo, questo islamismo radicale non è affatto antico, è un islamismo modernissimo, cioè fa riferimento a autori e operatori sociali, insomma, militanti, fine 800, primi 900, cioè l'islamismo radicale non va, apparentemente va a prendere, diciamo, ad agganciarsi a concetti, riti e miti del Corano, che è il libro antico, no? In realtà non è così, insomma, in realtà va ad agganciarsi a movimenti di opinione, movimenti culturali che già appunto dall'Ottocento sono diventati visibili nelle società arabe e poi soprattutto nel Novecento. Quindi l'islamismo radicale è molto moderno, tuttavia comunque è sempre più, diciamo, antico per il soggetto piuttosto che la cultura ospitante, è chiaro, no? Tuttavia è comunque sempre più affine, più vicino, più legato, come dire, alla parola della nutrice, no? Alle parole della madre, alle parole che parole nel senso proprio di word, di quell'alfabeto che ci tiene attaccati alle nostre origini. Sì, c'è una mano alzata, di. Sì. L'inculturazione mi viene in mente l'emergere dei diritti emergenti della cultura italiana, ambientalità, cultura, eccetera. La culturazione, per esempio, la dichiarazione dei diritti dell'uomo, la cultura di dialogo, i valori asiatici contro quella di San Francisco del 48. Insomma, oggettivamente qual è la più pericolosa? Più pericolosa? Dio, ti giuro che, allora la domanda, io ripeto la tua domanda perché la tua voce qua non viene, quindi la domanda di, scusami, ricordami, Claudio, voi mi dovrete scusare, ma io vi chiederò sempre come vi chiamate perché poi me lo scordo costantemente, quindi non vi offendete perché tu già me l'avevi detto e ti chiamavi Claudio, ma io
troppi ne vedo. Allora, la domanda di Claudio è: quale delle due è più pericolosa, acculturazione o inculturazione? Giuro che non, nessuno mi ha mai fatto questa domanda, perché diciamo il termine pericoloso non era mai stato... pericoloso. Destabilizzante, cioè quale delle due potenzialmente può introdurre più conflitto, questo vuoi dire? Francamente io sono una sociologa, quindi non posso che risponderti, dipende dal contesto. Cioè, vai a fare ricerca in quel contesto e poi me lo dici tu qual è quella più destabilizzante, capisci? Cioè, io ti sto descrivendo dei tipi ideali, tornando a Weber, cioè ti sto descrivendo dei modelli. L'inculturazione è quella che ci passa la mamma, per sintetizzare, l'acculturazione è quella che ci procuriamo noi andando in una cultura diversa e cercando di apprendere i metodi per vivere in una cultura diversa. Poi, che succede in concreto? Vai lì e fai ricerca, cioè vai sul campo. Il sociologo difficilmente ti darà delle risposte, è così, in astratto, perché il modello astratto va sempre applicato a un campo reale, cioè almeno questo è il mio modo di vivere la sociologia, per carità. Non sono una teorica, come vedete la teoria ve la porgo, insomma, perché altrimenti la ricerca senza teoria non si fa. Però io sono un'etnografa come scelta di vita sociologica, cioè io prima di parlare vado sul campo, tu mi fai una domanda sulla quale io non ho fatto ricerca, ti rispondo, per carità, però poi ti dico, guarda, io su questo non ho fatto ricerca, quindi non dico nulla, capito? Perché il sociologo questo è. In Italia la sociologia, no, in Italia, nel mondo la sociologia nasce un po' dalla costola d'Adamo della filosofia. In Italia in particolare è stata molto osteggiata, la sociologia non poteva entrare, durante il regime fascista, per carità, la sociologia già c'era, negli anni 40 c'era la sociologia, però durante il regime fascista, per carità, con la cultura crociana, l'idealismo insomma tipicamente della cultura filosofica italiana, non poteva, ha sempre avuto tante difficoltà, in accademia ce n'è poca. Va sempre peggio, tra l'altro, perché tra l'altro la sociologia ha la sua componente critica, cioè andare sul campo e spiegare quello che succede sul campo, a che serve se non individui, se non critichi, insomma, c'è proprio questa definizione, la sociologia è critica, se non critichi non per fare male, per fare bene, cioè per individuare quello che non va bene, cambiarlo e farlo andare bene, insomma, la critica serve a questo, no? Quindi un po' la sociologia è stata poco accettata in questo paese perché è anche pragmatica, insomma, è anche concreta, appunto deve andare sul campo e deve e quindi in qualche modo è una degenerazione della, è stata vista come una degenerazione della filosofia, no? E dall'altro quando vai sul campo appunto poi fai una critica sociologica e quindi è stata anche un po' osteggiata per questo. Quindi ecco, c'è poco, si capisce poco nella vulgata, insomma l'uomo della strada capisce poco in effetti che cos'è questa sociologia, per questo poi anche tu mi fai questa domanda, no? No, tu me la fai perché sei giustamente uno studente che ti fa questa domanda, però ecco la mia risposta così legata al campo è anche legata appunto a un modo di fare la sociologia che è quello suo, cioè la sociologia si fa sul campo, la sociologia solo teorica non mi ha mai convinto, bisogna usare la teoria e fare la teoria, però è meglio che la teoria venga su proprio dall'esperienza della ricerca sul campo e poi puoi fare altissima teoria, però se non parte dal basso è difficile fare teoria. Questi grandi sistemi teorici che ti spiegano tutto e poi di concreto non capisci niente, servono a poco, insomma. E nella storia della sociologia ce ne sono tanti, insomma. Ma i più bravi, i classici, i grandi classici, se tu vedi Durkheim, Weber, Parsons, Merton, anche questi più recenti, Giddens, Alexander, Habermas, Bauman, insomma, tutti questi più importanti, Beck. Tu vedi che sì, teorizzano, fanno anche grandi sistemi, grandi concettualizzazioni, però tu vai a vedere poi ci sono sempre le ricerche dietro,
partono tutti da ricerche sul campo importanti, quindi è difficile oggi fare sociologia solo con la teoria. Quindi acculturazione e inculturazione uguali sono nel senso che chiedi tu, e va verificato in concreto nel caso specifico quale delle due può indurre più conflitto in una certa situazione che tu vuoi studiare. Ok? Tu pensavi a qualcosa di particolare? La mia curiosità era se c'erano casi concreti, proprio ricerche effettive. Cioè nel nome dell'acculturazione, cioè le troverai in tantissime ricerche questi termini. Devo dire forse più antropologiche, perché riguardano o di sociologia culturale, perché acculturazione e inculturazione riguardano appunto la cultura. E tu troverai molte ricerche, per esempio sui migranti, per esempio nelle tipiche società multiculturali, quindi su certe zone dell'America, per esempio, o della Francia, insomma, troverai molte ricerche che usano questi concetti per spiegare determinati fenomeni, e vedrai che in alcuni casi sarà... Sono diverse le due culture, c'è cioè magari un'istituzione di stabilizzazione, più sono simili, non so, uno nasce in Italia, poi sa cultura, c'è la cultura spagnola, ma guardare la coltiva, che non so, non so, non so, entrerebbero sicuramente molto meno in conflitto, ma perché in un'istituzione magari in italiano non si va a culturare della cultura nazionale. Forse sì, però insomma tendo a dire che poi bisogna vedere il caso concreto, perché poi allora no, certo, a intuito ti viene da dire così, no? Perché bisogna andare a vedere, bisogna fare la ricerca e andare a vedere in concreto com'è. Allora, un altro concetto di cui vi volevo parlare, ecco. Va bene, abbiamo parlato di assimilazione, ne abbiamo parlato, multiculturalismo e assimilazione chiaramente sono due modalità dell'integrazione. Ecco, l'integrazione, perché l'integrazione? Beh, l'integrazione è una necessità, perché appunto quando due culture si incrociano in qualche modo, devono trovare delle forme di integrazione. Altrimenti non può, perché il territorio è uno, cioè dire che due culture si incrociano, si incontrano o si scontrano, vuol dire c'è un territorio e su questo territorio insistono due culture. Adesso non è molto comodo che queste culture proprio non si parlino sullo stesso territorio. Pensate, non so, al Sudafrica con l'apartheid, non era una società molto comoda, no? O stavi di qua, o stavi là, qui non potevi entrare se eri nero, là non potevi entrare se eri bianco, cioè non è proprio esattamente l'idea che abbiamo noi oggi di modernità, no? Di mobilità, di libertà, non è una società, per gestire una società così, energie, risorse, soldi, forze dell'ordine, cioè è complicato. Allora, se insisti sullo stesso territorio, è necessario trovare una forma di integrazione, che non vuol dire che appunto sia per forza l'assimilazione o sia per forza il multiculturalismo, anzi abbiamo detto tutte e due queste forme hanno aspetti positivi ma anche aspetti molto negativi, e ce n'era uno dell'assimilazionismo che me l'ero dimenticata, adesso ve lo dico. Il futuro, diciamo, la progettazione futura si prefigura con quest'altro nome di interculturalismo, transculturalismo, proprio per voler dire che abbiamo già provato l'assimilazionismo, abbiamo già provato il multiculturalismo, sappiamo che ci sono dei problemi, dovremmo tendere, ancora non ci sono modelli attuati perfettamente, eccetera. Dovremmo tendere a una terza via tra assimilazionismo e multiculturalismo. Quello che avevo dimenticato di dire l'altra volta sull'assimilazionismo francese, se ricordate, era che questo lato positivo di mettere tutti sullo stesso piano e quindi di negare le differenze, per negare le differenze abolire i simboli, no? Avevamo detto, ha però un contraltare molto negativo, che è
che è stato poi quello alla base della rivolta delle banlieue, e cioè siamo tutti uguali, però di fatto non è vero, perché dal punto di vista socio-economico manco per niente siamo tutti uguali. Quindi noi siamo tutti uguali, quindi tu il velo non te lo metti, io il crocifisso non lo espongo, apparentemente siamo tutti uguali, apparentemente. Poi di fatto ci sono delle fortissime stratificazioni sociali, diversificazioni sociali e soprattutto economiche, di accesso alle risorse, e quelle sono le banlieue. È che questa apparentemente egalité, fraternité, eccetera, non era vera, perché poi le banlieue sono dei luoghi miserevoli, che noi vedremo in un film, perché vi proietterò un film proprio sulle banlieue, molto interessante. La haine, l'odio, lo conoscete? Ah, l'avete già visto? No, è bello, è molto forte. Proprio lì si vede la differenza, come la polizia tra francese e autoctono, come la polizia. Appunto. Beh, lì si vede anche poi questa mediazione, no? Cioè il poliziotto che appartiene alla cultura diversa, che ha proprio questa funzione di mediazione culturale. E insomma, è un film molto forte, se qualcuno è debole non ci venga, perché è un film molto forte. C'è molta cultura in poco, molto retto. Insomma, è un bel prodotto culturale. E, ecco, quindi questo era l'altro aspetto fortemente negativo dell'assimilazionismo, che nel darmi l'uguaglianza di fatto mi nega, non riconosce la differenza economica, insomma, che poi vabbè. Allora, un altro termine su cui volevo, vabbè, il termine ghettizzazione, separazione, è un po' questo del, come abbiamo detto, del Sudafrica, no? Questa separazione netta fra due culture, che quindi esclude l'integrazione. E qui vi ho detto quasi tutto, il melting pot, poi c'avevo un video da farvi vedere, ma insomma una cosetta piccolina. Il melting pot è un po' questo ideale, questo mito americano. Il video, adesso quando riporto l'attrezzatura, magari ve lo faccio anche vedere, durerà un minuto o due, è una forma didattica, proprio si vede, concepita o per le scuole o per i migranti stessi in America. È un piccolo, come si chiama, cartone animato in cui viene descritta in modo simpatico, colorato, musicale, insomma, cos'è il melting pot, questo miscuglio, no? Questa insalata di culture, com'è nella idealizzazione, come diciamo la cultura americana avrebbe voluto che fosse, e cioè questo mix, no? Fate un'insalata, mettete insalatina verde, mettete la valerianella, mettete la lattuga, mettete quella rossa, mettete un po' di cipolla, un po' d'aglio, eccetera, e viene questa cosa buona, no? Saporita, proprio perché è un mix di verdurine. E in realtà poi, ecco, questa è un'idealizzazione che non si è realizzata, e piuttosto, ecco, l'America è un buffo, un po' a pelle di leopardo, è un buffo mix di assimilazionismo e multiculturalismo, proprio nel senso dell'uso della separazione delle culture per convivere. Per esempio, se vi studiate certe città, le Harlem, che sono diffuse nelle varie città, no? I vari Bronx, le varie Harlem e i vari Bronx, nelle varie grosse metropoli americane, in fondo è una scelta multiculturale, però poi a certi livelli funziona l'assimilazionismo, cioè poi tu per diventare manager d'azienda o guru di Wall Street ti devi assimilare proprio in modo totale. Devi essere un vostro.
esci fuori dal ghetto, no? Nel ghetto tu sei boh, irlandese piuttosto che italiano, piuttosto che portoricano, piuttosto che cubano, però resti nel ghetto. Se esci dal ghetto e dai la scalata a Wall Street, non so, come intellettuale, come esperto di economia, eccetera, allora devi essere completamente assimilato. Quindi in America mi sembra che c'è un po' un mix di queste due, che invece sono state le scelte europee. Ok, che altro c'è qui? Niente, di queste cose iniziali vi ho detto tutto. Vediamo l'ora. Ok. Allora, adesso passiamo a un'altra questione che sempre ha a che vedere con la cultura e sempre ha a che vedere col fatto che appunto dobbiamo intenderci con i termini. Che rapporto c'è tra cultura e società? Anche questo è un tema che tutti i manuali trattano e che quindi dovrete rispolverare dal triennio. È molto semplice il rapporto, anche se poi quando andiamo sul campo a studiare queste cose le troviamo intrecciate. Però in teoria è tutto molto semplice. La società studia i rapporti di potere. Avete sentito quelli che stavano prima in aula, che parlavo con questa studentessa? Questa ragazza mi ha proposto una tesi veramente interessante e lei sembra molto motivata, molto preparata, eccetera. Una tesi sui movimenti Occupy, Occupy Wall Street, Occupy qua, Occupy là. E allora io la prima cosa che gli ho detto, dico, fai la tesi sui movimenti Occupy, sei stata l'altro giorno a vedere la manifestazione, no? Come minimo. Ah no no, quegli italiani non mi piacciono, sì sono passata, dico vabbè non ti piacciono, però se fai la sociologa, non è che il sociologo ha solo dove gli piace, insomma, se fai la tesi sui movimenti Occupy, quello che c'è, è un sociologo, insomma. E vabbè, insomma, niente, questo ve lo dicevo perché ve lo dicevo? Non ricordo più. Certo, perché se la sociologia studia le relazioni di potere, è chiaro che va a toccare dei gangli vitali, dei gangli delle connessioni, degli schemi, delle relazioni, delle interazioni in cui tutti siamo molto coinvolti. Quella studentessa, per dire, era molto contraria all'approccio italiano a questo tipo di movimenti, per motivi suoi personali, adesso non conosco la sua biografia, ma sicuramente c'era un coinvolgimento personale. Io gli ho detto, guarda, se il coinvolgimento è troppo forte non la fare questa tesi, perché poi non riesce a essere oggettivo, lasciamo perdere, diciamo distaccato dai fenomeni, perché noi studiamo fenomeni, se siamo troppo implicati in questi fenomeni, troppo poco implicati, non ce ne porta a niente, facciamo una tesi così indifferente, però troppo implicati facciamo una tesi troppo coinvolta, no? C'era Norbert Elias che diceva coinvolgimento e distacco, il sociologo deve trovare il punto, il suo punto giusto fra coinvolgimento e distacco, perché ci vogliono un po' di tutte e due, ma troppo dei due non vanno bene. Allora, quindi la società studia le relazioni di potere, quindi i rapporti di forza, il braccio di ferro che avviene nel sociale fra ceti, classi, gruppi, lobby, comunità, collettività di vario tipo, associazioni, partiti, sindacati, espressioni della società civile. Ok? Questa è la sociologia. L'antropologia invece studia modelli culturali. Per modelli culturali intendiamo schemi attraverso cui le collettività esprimono la vita. Quindi come si nasce, come si muore, come ci si sposa, come ci si accoppia, come si fa arte, come si disegna, come si dipinge, come si canta, come si danza, come si recita, come si rappresenta. Però nella realtà queste cose sono tutte intrecciate, è molto difficile distinguerle, scinderle. Per esempio, come ci si rapporta fra classi sociali,
E come si fa cinema, per esempio, apparentemente sono due cose molto diverse, in realtà sono molto intrecciate perché c'è modo e modo di fare cinema, c'è argomento e argomento che tu tratti attraverso il cinema e c'è punto di vista che tu puoi avere nel fare cinema, c'è modo e modo di fare pittura, c'è modo e modo di fare teatro, c'è modo e modo di fare musica. E se tu vai a studiare certi prodotti culturali, tu ci ritrovi i rapporti di potere. E se tu vai a studiare i rapporti di potere, tu ci trovi certi modelli culturali. Quindi cultura e società sono assolutamente fuse e solo per comodità di indagine e di ricerca. Il sociologo privilegia alcuni dati che raccoglie sul campo e l'antropologo privilegia altri dati che raccoglie sul campo. Un esempio banalissimo, l'antropologo è quello deputato a studiare per esempio le relazioni di parentela, tipico, no, dell'antropologo, arriva in un posto, cosa studia? I matrimoni. Chi sposa chi, chi ha sposato chi, come si trasferisce, diciamo, l'eredità di un clan, di una tribù, di una famiglia, attraverso la linea, per esempio, matrilineare piuttosto che patrilineare, no? Questo studia l'antropologo. Cioè come si muove nella società l'oggetto culturale. Ma questo non è mai scisso dal potere. Per cui, per esempio, se noi ci mettiamo, per capirlo meglio, magari ci mettiamo a studiare come avvenivano i matrimoni, non so, nell'Italia del Cinquecento? Avvenivano a seconda delle relazioni di potere tra le famiglie. Per esempio, le famiglie nobili, no? È tipico. Nelle famiglie nobili, poniamo del Cinquecento, certamente non è che ti sposare. Romeo e Giulietta, eccola. Romeo e Giulietta è una storia che ci racconta proprio questo, come l'amore romantico, che poi non si poteva chiamare romantico perché non c'era ancora il romanticismo, perché il romanticismo è venuto nell'Ottocento, no? Comunque il concetto di amor romantico era assolutamente stridente e conflittuale e impossibile da vivere nella società di quell'epoca. Perché i matrimoni li facevano le famiglie e li facevano come relazioni di potere politico ed economico. Allora, l'antropologo studia le relazioni parentali, quindi studia la storia di Romeo e Giulietta, poniamo, e il sociologo studia cosa c'era dietro, cosa c'era sotto di economico e di politico. Però, come vedete, nella storia, nel concreto dispiegarsi delle vite umane, le cose vanno insieme. Quindi antropologia e sociologia dovrebbero sempre andare molto integrate. Anche questa è una cosa che invece in Italia un po' non c'è, mentre in altri paesi c'è moltissimo in America, un po' di più in Francia. Per esempio Mauss, famosissimo antropologo, padre dell'antropologia francese, è nipote di Durkheim e parte dalle ricerche di Durkheim, per dire, no? Oppure nell'America di Chicago, dove sono stati fatti molti tra gli studi più importanti della sociologia, antropologo e sociologo proprio andavano in tandem e spesso nella stessa persona c'erano competenze sia sociologiche che antropologiche, perché è impossibile studiare certe cose. Per esempio la città di Chicago era un laboratorio straordinario negli anni 20 proprio a causa della grande immigrazione, perché lì ci fu una grande, diciamo, rivoluzione economica che chiamò quindi masse proprio da tutta l'America e siccome in America sono arrivati da tutto il mondo, quindi Chicago fu proprio un melting pot, insomma, un crogiuolo di culture molto grosso e quindi antropologo e sociologo non potevano separarsi, diciamo così. Quindi la differenza fra queste due discipline, e comunque la cultura privilegia modo di vita, modo di comunicazione, i media,
certamente li studiano sia l'antropologia che la sociologia, però certo i media sono un aspetto molto culturale, no, della società, la cultura, il linguaggio, il simbolo, i simboli, quindi la religione, il rapporto col sacro e l'arte, come abbiamo detto, e poi norme e valori che consentono di vivere in una società. Però questi concetti, queste aree di studio sono anche molto sociologiche, soprattutto norme e valori, anche il linguaggio, anche la comunicazione, quindi ecco, c'è comunque sempre questo intrecciarsi. Però ricordatevi sempre, la sociologia va dritta al potere e si chiede sempre a chi conviene questo, chi ci guadagna con questo modello culturale, con questo modo di essere, di vivere, e invece l'antropologo si domanda di più qual è il significato di questo schema culturale. Quindi l'antropologo si interroga più sui significati di certi modelli culturali e il sociologo si interroga di più su a chi conviene, a chi serve. A chi serve questa cosa, a chi fa comodo, a chi avvantaggia rispetto ad altre parti della società, dando per scontato appunto che ci siano parti diverse nella società, quindi partiti, appunto gruppi diversi che hanno interessi diversi. Ecco, quali sono gli interessi? Questo si chiede il sociologo in primis. Va bene. Poi ci sono i cosiddetti universali culturali. Cioè, quando noi guardiamo a un'altra cultura ci facciamo alcune domande che sono quelle che dicevo io prima, insomma, in fondo. Come ci si sposta? Com'è il matrimonio? Il matrimonio, tutti si sposano. Tutte le culture di questo mondo hanno una forma di matrimonio. Questo è l'universale culturale. Cioè, in Cina in un modo, in Italia in un altro, però tutti da una parte o dall'altra in qualche modo finisce che si sposano. Cioè, che vuol dire? Che codificano il rapporto sessuale, cioè il rapporto sessuale in tutte le culture del mondo in qualche modo viene codificato. E perché viene codificato? Perché in tutte le culture del mondo c'è sempre il tabù dell'incesto, quello c'è dappertutto. E perché c'è il tabù dell'incesto? Per un eccesso di moralità? No, perché se non ci fosse il tabù dell'incesto la società non si sarebbe mai evoluta, perché tu resti sempre dentro. No? Sapete la differenza tra endogamia ed esogamia? Endogamia, sposarsi, fare figli, avere rapporti sessuali e quindi procreare all'interno di un piccolissimo gruppo. Esogamia, andare a prendere la sposa fuori dal gruppo, no? Andare a congiungere sangui diversi. Tutti sanno che con l'endogamia ci si ammala e le stesse malattie vengono trasmesse all'interno dello stesso ceppo di sangue e quindi alla fine la società muore. Mentre ci si rafforza con l'esogamia, cioè andando a includere un ceppo di sangue diverso e quindi rafforzando la linea di sangue. Tutti sanno che la linea di sangue si rafforza con l'esogamia. Tantissime, no? Storie, film, cose sulle nobiltà che si sposano fra di loro, alla fine sono tutti malati, tutti proprio da buttare, insomma, questi palli terribili, sta male e muore. Quindi il matrimonio è un universale culturale, la religione è un universale culturale perché trovate in una cultura che non c'ha una religione, la proprietà in positivo e in negativo è un universale culturale, il tabù dell'incesto appunto, e poi l'arte e la comunicazione sono tutti universali culturali, cioè li trovate dappertutto, un motivo ci sarà. Un altro concetto importante, questo a proposito anche di alcuni universali culturali come la religione ma anche l'arte, che a volte voi chiedete, io così io ve lo anticipo, la differenza fra il simbolo e il segno. Il simbolo è molto importante quando noi andiamo a studiare una cultura diversa dalla nostra, perché tutte le culture si esprimono attraverso simboli. Il logo, no? Il logo. Qualunque cosa voi fate,
un certo punto lui dice, prova, inventati un logo, costruite un'azienda, aprite un sito, un blog, no? Il logo, la carta da lettere, la mail, il logo, cioè il simbolo, qualcosa che mi rappresenta. Ecco, la differenza tra simbolo e segno è che il segno è il semaforo, cioè è una immagine, un segno grafico al quale convenzionalmente noi attribuiamo un significato e quello è. Quindi rosso non si passa, a meno che non siamo a Napoli, rosso non si passa. No, pare che adesso col rosso si fermino. L'ultima volta che io sono stata, però era tanti anni fa, al semaforo ho avuto quasi uno shock anafilattico, non capivo quello che dovevo fare. Ho detto, vabbè, se si passa col rosso, allora col verde si sta fermi, non capivo che dovevo fare. Alla fine sono andata, ho detto, vabbè, sia di me quel che Dio vuole, perché non capivo assolutamente come, guidando, insomma, poi chiaramente a piedi è diverso, basta salvarsi, però all'epoca, adesso pare che sia diverso. Comunque, il segno è quello, il significato convenzionale è quello è, se lo vuoi cambiare cambi la convenzione. Il simbolo invece, è, non so, la bilancia per dire giustizia, ecco, non è così convenzionale, lascia aperta una grande parte del significato, c'è un non detto intorno al simbolo, è contrattabile, cioè intorno al simbolo possiamo discutere. Ecco. Quindi è vero che la bilancia è la giustizia, però può avere delle sfumature più verso, non so, l'equità, l'etica, o il pesare i peccati della fine del mondo. Insomma, al simbolo della bilancia noi possiamo attribuire il segno zodiacale, insomma, mi offre un ampio spettro di possibilità interpretative, il simbolo, e ci possiamo misurare su questo simbolo. Allora, va da sé che nel confronto culturale il segno, diciamo, va preso per quello che è. Non si può discutere sul segno, appunto perché è convenzionalmente definito. Mentre sul simbolo ci possiamo intendere. E in fondo quello che viene poi chiamato dialogo interreligioso, per esempio, ecumenismo, quel che volete, è in fondo un confrontarsi sui simboli, un avere simboli simili, affini o anche uguali. Per esempio il libro, nelle tre famose religioni del libro, cioè la Bibbia, che oltre a un insieme di testi scritti è un simbolo in fondo. E su sto simbolo queste tre religioni che si accaniscono per vedere chi è che ha più ragione di quell'altra, e invece poi un filone ecumenico che tenta di trovare dei significati comuni per tutte e tre queste religioni. Questo Papa, per esempio, mi pare che vada proprio nella direzione di trovare significati comuni e identità, somiglianze piuttosto che differenze. Su questo simbolo del libro che c'è in comune, ce l'hanno i musulmani, ce l'hanno gli ebrei e ce l'hanno i cristiani, no? Nel corso della storia troverete momenti in cui è prevalsa la differenza intorno a questo simbolo e momenti in cui invece si è cercata. Comunque sono due termini molto importanti quando le culture vanno a incontrarsi. Ecco, e poi un altro concetto molto importante, per oggi chiudo, è la relazione fra oralità e scrittura. Questo è fondamentale quando noi incontriamo delle culture extra-occidentali, perché la cultura occidentale è tipicamente scritta, mentre molte culture non occidentali non hanno raggiunto il livello della scrittura, oppure è molto limitato. E quindi sono culture prevalentemente orali. Ed è molto diverso interagire con uno che sostanzialmente è Omero,
Omero è il punto di passaggio dall'oralità alla scrittura, no? Simbolicamente Omero rappresenta colui che ha messo per iscritto, che poi non era uno, erano tanti, ma insomma è un simbolo, è un simbolo che ha messo per iscritto quella che era un'antica tradizione orale, punto di passaggio. E nell'Iliade e nell'Odissea voi avete le culture, potete vedere come erano le culture orali. Calcolate che l'Iliade dell'Odissea era a memoria, cioè erano gli aedi, no? Erano i cantori che andavano in giro per paesi e città, villaggi, cantando, raccontando le gesta dell'Iliade e dell'Odissea. E quello era tutto mandato a memoria. La leggenda dice che Omero ha messo per iscritto quello che normalmente cantava andava a memoria. Questa è una storia, un racconto che ci dice come le civiltà sono passate dall'oralità alla scrittura. In fondo l'oralità era molto più autonoma di noi, perché in questi saperi mandati a memoria e trasmessi attraverso la memoria e la pratica di padre in figlio, da artigiano a apprendista, da maestro a discepolo, da sacerdote a catecumeno, insomma, da chi sa a chi sta apprendendo, c'era in effetti molta più potenza che in noi, perché a noi ci buttano sull'isola deserta, se non c'hai internet praticamente non sai più nemmeno il numero tuo di telefono, cioè quello proprio è il primo che ti dimentichi, perché è chiaro che non ti telefoni da solo, ma ti dimentichi anche quello dei familiari al limite, perché tanto ce l'hai memorizzato, e poi ti dimentichi tutto, perché ormai c'hai tutto online. Cioè io credo che ormai la massaia, se si scorda come si fa aglio, olio e peperoncino, fa prima a far così che a prendere i quadernetti della nonna, sfogliare e ritrovare la ricetta. Cioè fai prima, vai su Google, aglio, olio e peperoncino, pa, in mezzo secondo c'hai la ricetta di nonna, di zia, chi se ne porta una ricetta e la fai, no? Ecco. Qui, mentre nella cultura orale, so se vi ricordate nell'Iliade la descrizione dello scudo di Achille, mi pare tre o quattro canti dell'Iliade, se non di più, adesso sono memorie di ormai 50 anni fa, però mi ricordo che su sto scudo d'Achille, quando ero giovane, dico, mamma mia, sto scudo d'Achille. Beh, lo scudo di Achille era un mondo, era come si ama, come si fa politica, come si muore, come ci si innamora, come si cucina, come si ricevono ospiti, cioè era il Galatea, era l'enciclopedia. E la sapevano tutti a memoria. Quindi nel passaggio dal sapere orale al sapere scritto c'è una grande perdita di entrambi in qualche modo. L'ideale, la perfezione sarebbe avere tutte e due. E noi consideriamo che molte persone, molti migranti vengono da culture orali. E quindi sono dei piccoli Omero, non so come dire, hanno tutto questo grande background che noi abbiamo perso completamente, e loro del resto non hanno tutta la cultura scritta che abbiamo noi, e quindi tutta, o a volte ce l'hanno perché hanno studiato molto e quindi hanno tutte e due, sono dei pozzi di scienza, vi prego di pensare, se uno ha tutta la cultura orale e poi ci aggiunge quella scritta è un pozzo. Cioè è una persona estremamente creativa, ha molti elementi, no? Comunque nel valutare come avvengono gli incontri fra culture c'è anche questo elemento, perché tra la cultura occidentale e una cultura extra-occidentale è un rapporto fra una cultura prevalentemente scritta e una cultura prevalentemente orale. Quindi c'è da tener conto questo passaggio, nella traduzione, diciamo così, dobbiamo anche tener conto di questo, ci sono delle differenze che bisogna conoscere, va bene? Adesso ditemi se ci sono domande, spero di sì, insomma penso di sì, so che voi siete reattivi, curiosità, cose non chiare, cose non...
che non ho ben messo a fuoco. Tutto chiaro? Tutto tranquillo, va bene. Una cosa vi devo dire fondamentale, che venerdì prossimo c'è un convegno che ci interessa molto. Allora, ho pensato che la lezione, diciamo, si trasferisce a questo convegno, se per voi non è drammatico, lo metterò anche su internet questo fatto, la lezione del 25, sempre stessa ora e tutto, però non è stesso luogo, è via Milazzo 11, Aula Volpi. Il convegno dura tutta la giornata, voi venite all'ora solita e ve ne andate quando vi pare, insomma, oppure andate, potete anche andare prima, insomma, fate come credete, non è che vi prendo le firme, insomma, semplicemente l'argomento di questo convegno è aderente al corso. Allora, invece di raccontarvi il convegno, è più facile per me dirvi. Beh, sono trattate quasi tutte le religioni. Il tema è il bene e il male nelle varie religioni. Siccome almeno due libri dei 12 di questo esame, 12 dico sempre scherzando, nel senso che ne dovete scegliere 4 fra 12, comunque due di questi libri trattano delle religioni, e questo è un tema dominante della cultura, e nella cultura dei migranti le religioni sono sempre molto importanti, non a caso. Io ritengo che sia una buona idea. Eh? Inizia alle 10 e finisce alle 6. Tra la mattina e il pomeriggio c'è un'ora, ma insomma alle 14.30 ricomincia, quindi se state lì alle 14.30 va bene, ma se preferite invece alle 10 mattina fate come volete. È a via Milazzo 11 e anche forse cliccando su trovate tutto il programma, ma insomma il programma è questo, è il concetto di bene e male nelle varie religioni. Allora, la lezione di venerdì si fa là, diciamo, va bene? Ok, allora ci vediamo giovedì. Arrivederci.